Ci siamo? Ci siamo. Grandi! Spettacolo! Ciao a tutti qualunque di The Ball Class per il nostro Q&A live come ogni martedì alle ore 19. Oggi dico grandi perché non c'è Francesco dietro la camera, bensì Niccolò e Jackie, detto Giacomo, detto meno uno, sì. Numero uno. Comunque saluti a Francesco che invece è in ferie con Anna a Tokyo, tra l'altro andate a seguirlo nelle stories perché sta postando delle foto da panico, mi fanno ovviamente sì. Incazzare, però vabbè, bravi voi, bravi loro, che sono lì a divertirsi, a rilassarsi. E non si sa mai, che magari qualche brand di ricerca lo portiamo a casa dalla Ball Clutch. Direi di partire subito con una domanda, Nick, vai. Sì, ce n'è già una in sovraimpressione. Grande. Sono davvero quelle viste qualche giorno fa, le Arden volume 4? Bella, partire con le Arden ci sta, anche perché adesso non è un discorso attuale essendo fuori dal gioco. James Harden, che potrebbe comunque essere MVP, si dice, perché comunque 36 se non sbaglio di media, vabbè, ma non dilaghiamo su questo, non divaghiamo. Harden volume 4, sì, sono quelle che avete visto nei leaks, esattamente quella lì, la silhouette, l'ho anche postata nelle mie stories, non ha avuto un bel responso da parte vostra, ovviamente ci rivediamo a ottobre, novembre, quando escono, perché secondo me sono molto molto belle e soprattutto molto performanti. Vedrete, ma si è già notato, che la foam, la schiuma dell'intersuola è Light Strike, quindi come la next level, una bomba oserei dire. Ci saranno nuovi arrivi come... L'avevi già sparata tra l'altro, sì, la domanda. Come canotte NBA? Sì, assolutamente. Allora, la stagione, diciamo, delle nuove canotte parte da ottobre, quindi con la stagione regolare dell'NBA. Quindi già adesso arriveranno sicuramente altri restock. Ci sarà, a mio parere, qualche collezione particolare, tipo quella MVP che avete visto che è uscita un paio di settimane fa. Ma nuovi design, nuovi loghi, remake, insomma, di soliti cambi di stagione che hanno le franchigie NBA ci sono da ottobre, come anche le City Edition e tutte le altre bombe correlate a quel mondo lì. Freak One release. Ci sono, esistono, le abbiamo postate anche quelle nelle stories delle 5 domande del giovedì che sono andate a rimpiazzare l'IG Top Sheet, che appunto queste due settimane senza Francesco non lo facciamo, prendiamo pausa. Tra l'altro ho accumulato un sacco di materiale, mi raccomando, se avete del materiale figo da passare su Instagram mandatelo a me, luca.quattrone, su Direct, perché poi lo carico e ve lo faccio vedere nella rubrica del giovedì. Appunto, le Greek Freak One usciranno a luglio, fine giugno, inizio luglio, con anche delle figate che non vi posso dire ovviamente. Ci saranno a breve altre LeBron o Kobe? Allora, sì, tra l'altro Kobe ce le state chiedendo in un sacco di persone, soprattutto le Protro 4, ho visto le Carpe Diem, mi hanno chiesto, magari la metti dopo. Usciranno di sicuro, ultimamente Nike sta un po' mancando i lanci, c'è bisogno adesso dell'aiuto di Jackie, ultimamente sta mancando i lanci, soprattutto in KD, tra l'altro... Questa settimana, sabato, escono finalmente delle KD12, se non sbaglio, come si chiama il nickname, scusami, sono le Damnation o le Home, Jackie? Le KD12 bianche, blu e gialle? Warriors. Base bianca, quindi. Quindi, in teoria sono Home. Home. Però qualcuno le ha chiamate Damnation. Home. Sì. Ok, quindi quelle, poi c'è un altro colorway di PG che dovrebbe essere molto molto bella, ma anche su quello stay tuned. New Balance Hoops, novità? Allora, purtroppo no, ovviamente New Balance si prende un po' questo mercato, si butta su Kawhi spacca e New Balance non è sul pezzo, ovviamente, perché comunque anche negli States non c'è il materiale di New Balance, non si trova molto facilmente anche là. La distribuzione europea ad oggi non è assolutamente contemplata dal brand inglese, se non sbaglio. Ma secondo me state attenti perché potrebbe succedere qualcosa dalla prossima stagione, quindi da settembre se non addirittura da gennaio.
Dame 5 sono comode? Commenti? Pareri. Dame 5, vabbè, ovviamente abbiamo fatto la presentazione tecnica, quindi su quella, sul video su YouTube trovate veramente tutto. Parlo come sempre di trazione, ammortizzamento, materiali, calzata e supporto, quindi della scarpa tecnica a tutto tondo. A mio parere è una buonissima scarpa, molto molto confortevole, è una delle poche che ha la pianta del piede accomodante, diciamo che è bella confortevole anche per chi ha la pianta larga, ecco. Colorazioni delle nuove Puma? Puma Hoops, allora, beh, adesso siamo usciti con le Aproar, ok, sono le Spectra, poi ci sono arrivate le Heritage, diciamo, quindi le Ralph Sampson, sia basse che alte, colorazione OG. Arriveranno sicuramente, occhio, le Clyde Court Disrupt, finalmente. Sta piovendo? Sì. Che ansia, no? Devo andare all'allenamento. Ci saranno sicuramente le Clyde Court Disrupt, ma da luglio, perché non escono altre colorway. Poi altre colorazioni molto fighe di Clyde, sempre a ottobre, quindi molto più avanti. Nuove colorway di Aproar, però anche lì tra maggio e giugno sono tutti fermi. Fine giugno, inizio luglio iniziano ad arrivare nuove colorazioni e ci sarà un nuovo modello di Puma Hoops che ancora non so esattamente come sarà. Ricordiamo che per fare le domande live utilizzare lo sticker delle domande, così certo, le vediamo e possiamo selezionarle e buttarle sopra. Esatto. Fate un controllo qualità quando vi arrivano le scarpe da vendere. Interessantissima. Allora, è un discorso che abbiamo già intavolato con tanti di voi, anche perché a volte capita, non vi nego, che arrivino dai fornitori delle scarpe magari o spaiate o due destre, quindi taglie diverse, o magari la carta rotta, o magari un graffio sulla tomaia, cose strane. Fondamentalmente noi non facciamo un controllo qualità quando arrivano le scarpe da noi, perché il fornitore, quindi tutti i brand, fanno già un loro controllo qualità. Ovviamente anche loro con i numeri esagerati di commercio, insomma di transazioni che hanno, di spostamenti di materiale che hanno, perdono qualcosina, infatti è per quello che arrivano delle scarpe, appunto se parliamo di quello, difettate. Noi ovviamente non possiamo fare un controllo ogni volta che abbiamo da spedire una scarpa, perché i numeri sono molto molto alti, ci sono tante tante transazioni, quindi è meno costoso e meno faticoso dare un'assistenza tempestiva a voi clienti quando c'è un problema, piuttosto che controllare tutte le scarpe una per una, perché noi comunque diamo per scontato giustamente che il brand abbia fatto un controllo a priori e quindi noi sappiamo ovviamente quando tocchiamo, facciamo provare magari delle scarpe, le controlliamo prima di rimetterle nelle scatole, ovviamente parliamo di scarpe inutilizzate e quindi noi sappiamo che gestiamo internamente al massimo, ma ovviamente non facciamo un tipo di controllo del genere perché sarebbe assolutamente impensabile. Domanda così al volo, orologio a destra o a sinistra? Assolutamente sinistra. Cioè, andiamo avanti a pescartene un'altra. Vai, anche quelle live, tra l'altro ne avevo vista una prima. Capitolo Converse. Allora, tra l'altro, saluti a Filippo che in teoria ci dobbiamo vedere questo weekend. Capitolo Converse particolare anche lì, perché appunto ho sentito i fornitori italiani e non si è capito molto. Da quello che ho capito, fino a tutto il 2019 il brand Converse linea basketball è distribuito solo tramite l'account Converse, quindi converse.it o .eu, non mi ricordo, quindi si può comprare solo da lì, forse Foot Locker. Ma Foot Locker ha una distribuzione diversa, che diciamo è centralizzata negli States, ma dopo distribuisce in tutto il mondo, quindi hanno possibilità di accedere a questo tipo di prodotto che viene invece targetizzato diversamente dal brand, ecco. Domanda NBA, KD lo vedresti meglio ai Knicks o ai Clippers? Tra l'altro KD oggi girava voce che potrebbe essere stata l'ultima partita, quella dove si è l'ultima partita in maglia Warriors, quella dove si è fatto male al polpaccio. Più Knicks o cos'era la domanda? Ma lo vedresti meglio ai Knicks o ai Clippers? In effetti potrebbe starci bene entrambe le franchigie. A me piacerebbe di più Knicks, perché ci starebbe a riportare un po' di attenzione
ha un po' di più di attenzione a est, quindi se ci mettiamo magari lui, ci resta Kyrie a est con Milwaukee, magari a Toronto, se per caso succede la pazzia assurda e Toronto dovesse vincere l'anello, che comunque per me non succederà, ci potrebbe anche stare una bella costa est agguerrita, quindi sarebbe figo. Allora, ci chiedono se avremo le Jordan 10 Seattle. Assolutamente sì, sì, mi ricordo che ce le avremo, non mi ricordo la data di lancio. Ah, ecco, c'erano altre domande sulle Jays, sui lanci futuri. Comunque molto molto fighe, Jordan 10 OG, colorazione Seattle Supersonics, quindi bianche, con la suola nera e le classiche righe della Jordan 10 verdi. L'inner lining e i dettagli tutti in verde, un bellissimo verde acceso, secondo me bomba totale. Pronostico Raptors Warriors? Allora, almeno una gara la vincono i Toronto Raptors, non direi non di più. È anche vero che io su Milwaukee Toronto avevo detto 4-1 per Milwaukee, quindi avevo detto o 4-1 o 4-2, quindi ci sono rimasto di merda. Comunque secondo me non c'è storia con i Warriors, quindi al massimo 4-2 per i Dubs. Domanda che sicuramente ti piacerà. Light Strike versus Boost. Per me tutta la vita Light Strike in questo momento, perché lo sto usando con le Next Level. Ah, tra l'altro ieri ho avuto qualche problema con le Next Level, però tornando a Light Strike, molto molto bene, è una schiuma veramente spettacolare, non si sente neanche di averla al piede e dà tanta tanta responsività, tanta reattività, ti senti proprio leggero. In più la Next Level è una scarpa che non la senti neanche addosso. Ieri ho avuto qualche problema su qualche arresto molto potente, che strano che io riesca a fare un arresto molto potente, dove il piede è slittato un minimo in avanti, però devo capire se effettivamente è così, se ho sbagliato taglia o se è successo solo una volta, devo provarle ancora. Scarpa preferita performance in casa Nike in questo momento? In questo momento scarpa in questo momento l'ho aggiunto io, okay. Sì, perché ovviamente così almeno mi chiudi un esatto. Po' il campo, perché sennò... Allora, vi dirò, brutto da dire perché non c'è disponibilità al momento, ma per me la KD12 è una scarpa veramente incredibile, è super super completa, molto leggera. Sensazione dello Zoom Strobel fantastica, quindi mi piace assolutamente quella. Tra l'altro c'era una domanda su LeBron e Jordan. Sì, lì. Te la stavamo facendo, grande, quindi c'hai telepatia incredibile. Esatto. Perché questo mi interessava molto. Ok. Quindi la sai già, però te la rileggo. La linea LeBron per te potrà mai diventare come Jordan in futuro? Bravo. Anche a livello di hype? Eccola lì. Allora, tra l'altro, oggi ho beccato, che me lo sono salvato ovviamente per la IG Top Sheet, una commercial della LeBron 4 di Nike, bellissima, bellissima. E ho proprio pensato una cosa del genere, ovvero, secondo me è assolutamente possibile che nel futuro Nike riesca a fare lo stesso lavoro su LeBron James, lo stesso che ha fatto su Michael Jordan. Allora, il fatto che possa diventare un brand diverso non sono convinto, perché sapete che Nike è ovviamente il cappello, la proprietà, ma dopo c'è il brand Jordan che ragiona proprio come un brand totalmente diverso. Tanto per farvi capire, Jordan Brand ha la linea sportswear, quindi non è solo basket. E detto questo, potrebbe lavorare per elevare LeBron James, perché ci sono le basi, alla fine LeBron ha già adesso come si dice, radicato una sua futura legacy in tutte le nostre teste, in tutti i nostri cuori, anche perché assolutamente ci emoziona anche rivedere quello che ha fatto LeBron negli anni trascorsi. E in più le sue scarpe hanno avuto molto successo, ha fatto delle colorazioni originali molto potenti che secondo me riproposte in futuro sarà una roba spettacolare. Tra l'altro il tempo tenetelo d'occhio, assolutamente sott'occhio, non preoccuparti. Non c'è il bonus delle Jordan 6 Paris Saint Germain. Jordan 6 PSG non so quando escano, non so se era solo un leak, io le ho viste, non mi fanno impazzire, secondo me le 5 erano molto più fighe come concetto, anche come colori, mi piaceva molto di più. Secondo me sono quelle release che comunque Double Clutch non avrà facilmente, perché sono molto molto sportswear e molto poco basketball, quindi
Probabile di no. Ok, ci sono ancora tante domande sulle Giannis, quando usciranno? Giannis escono tra fine giugno e inizio luglio. Ce ne saranno un bel po', nel primo drop un po' meno, ma poi tutta l'estate ovviamente ci sarà tranquillamente da acquistarne quante ne vorrete. Alessandro su Instagram ci chiede, ti leggo proprio il messaggio: ciao Luca, vorrei un tuo parere in merito ai Bulls, perché secondo te una franchigia storica tra le più vincenti non è più appetibile a qualche free agent? Allora, sicuramente ci devono essere dei retroscena di gestione aziendale vera e propria che io non so, ovvero il GM che si comporta in una certa maniera, il presidente che si comporta in una certa, tutte queste cose qui. In più hanno avuto tanta sfiga, secondo me hanno avuto tanta sfiga anche con Derrick Rose, se ci pensate, e quindi non è facilissimo tirarsi anche su da periodi del genere. Bisogna riuscire a imbroccare gli scambi giusti, a imbroccare le scelte giuste al draft, e probabilmente proprio per quei discorsi gestionali non sono stati in grado di tramandare, ecco, di riuscire a tenere un livello decente. Poi comunque la franchigia dei Bulls è molto vincente per Michael Jordan, perché prima di lui non è che fosse chissà che. Ok, ultime due domande. Vai. Prossimo on the move. Prossimo. Punto di domanda, dove? Punto di domanda. Dove non si dice. Il dove non si dice. Deve essere una sorpresa. Il quando dovrebbe essere a giugno, e direi che siamo quasi sicuri. Potrebbe essere, è in Europa sicuro, non lo dico dove, dai, non dico gli stati, più avanti diremo gli stati in caso, le alternative. Ok, c'è una bellissima domanda, prima, cioè, ti leggo, dici così, prima ti leggo la domanda, no, ma era d'accordo Jackie con me, prima ti leggo la domanda, poi ti dico chi l'ha fatta. Ok. Vi vedremo un giorno collaborare con Kikit? Ah. E ce la fa Kikit Market. Ah, ok, vai, perfetto, ottimo. Beh, saluti ai ragazzi di Kikit, ovviamente. Kikit è in teoria sia a Roma che a Milano, tra l'altro. Roma non mi ricordo se è appena stato o... Ci avevano invitato, sì, se non ti ricordi. Lo so, li ho skippati sempre. Ovviamente vi saluto, vi abbraccio, ma fatalità, abbiamo sempre avuto problematiche. Sì, comunque secondo me dobbiamo essere sempre più presenti a eventi del genere, della cultura delle sneakers, quindi sì, mi piacerebbe assolutamente. Ok, possiamo chiuderla qua. Sì, ci siamo, abbiamo sforato i 15 minuti. E c'è allenamento, quindi dobbiamo andare carichi. Mi raccomando, seguiteci anche domani che esce la presentazione tecnica. Siamo indecisi tra due, una è del Baffo e l'altra è delle tre strisce, Swoosh by Nike oppure Three Stripes by Adidas. Decideremo domani all'ultimo secondo. Comunque uscirà sempre alle 12. IG Top Sheet questa settimana non esce, ma poi ci rivedremo venerdì per il nostro classico unboxing live. Grazie mille per il supporto e alla prossima.